Stefano Mantovani, un emiliano di Sant'Agata bolognese, ha vinto l'edizione 2021 della Corsa degli Zingari. Per lui è il primo successo ed è una novità nella rappresentazione della Corsa di Pacentro, che anche quest'anno si è disputata con i protocolli anti-Covid. È andata molto bene, per me era la prima edizione. Io vengo da Sant'Agata bolognese e mi sono divertito un mondo, anche se con un po' di sofferenza. Ringrazio i ragazzi di Pacentro che mi hanno fatto partecipare, mi hanno permesso di partecipare e sono veramente contento. Secondo è arrivato Massimo Giardini, terzo Alessio Marco Aurelio, già vincitore di 6 edizioni, quarto Leonardo Ultimo e quinto Massimo Saccoccia. In campo anche una donna, Amelia Fossati, del direttivo dell'associazione, che ha partecipato ed è entrata di diritto negli annali della secolare tradizione. Amelia, non bere. No, sono qui da poco. No, sto bene, via. Una grande impresa la tua? Penso di sì. Cosa hai provato in modo particolare? Non te lo so proprio descrivere. Tanta fatica? Tanta, però fatta col cuore e devozione soprattutto alla Madonna di Loreto. Una grande soddisfazione? Sì, anche solo aver messo il piede dentro la chiesa era il sogno, o al decimo posto o all'ultimo posto non aveva importanza, purché si arrivava in chiesa. Direi che è stato un grande evento, non era una competizione come sappiamo, l'abbiamo preparata per essere come giusto che era, che c'era stata imposta dalle autorità competenti. Noi abbiamo fatto questa rappresentanza, infatti abbiamo fatto correre anche una sorella per noi pacentrani, Amelia Fossati, a cui va tutta la mia stima e il mio affetto, perché è una sorella per me. È stata un successone e la porteremo dove merita, al patrimonio culturale italiano e al patrimonio UNESCO. Un evento che va avanti da ben più di 500 anni, la prima domenica di settembre, viva le belle tradizioni italiane, perché noi siamo veramente patrimonio mondiale dell'UNESCO, dobbiamo esserlo in tutto e per tutto e speriamo che, e faccio veramente in bocca al lupo che anche questo evento, la Corsa degli Zingari, rientri nell'UNESCO. Abbiamo celebrato comunque questo rito per noi pacentrani senza interruzioni e questo è un vero successo, l'abbiamo fatto come doveva essere fatto, attenendoci scrupolosamente alle indicazioni sia della parte sanitaria che della parte, diciamo, di polizia. È stato comunque un evento spettacolare perché questo è un avvenimento unico per come si svolge, diciamo, nel suo genere. Devo ringraziare tutti coloro che sono scesi in campo per consentire che ciò sia avvenuto, per cui possiamo dire che abbiamo gestito veramente bene tutto quanto il sistema di protezione, di safety security dell'evento.